Buonissimo lunedì a tutti voi e grazie di essere qui anche oggi. Iniziamo la settimana scoprendo insieme cosa succederà nelle puntate di Terra Amara che vedremo prossimamente. Come sempre, prima di iniziare, vi invito ad iscrivervi al canale se vi interessa ricevere altre anticipazioni e se questo video vi è piaciuto, al suo termine, sempre se ne avete voglia, lasciate un mi piace e magari commentate dicendomi che cosa ne pensate. Inoltre vi ricordo che nella sezione informazioni che trovate in basso sotto al titolo trovate anche il video precedente. Bene, detto questo, iniziamo! Il Massakaya ha un terribile incidente d'auto. Il giovane stava correndo da suo figlio, il piccolo Keremali, perché da Nasiré aveva saputo che al bimbo era successo qualcosa di grave. Kerem, infatti, mentre Mushgan si era un attimo allontanata da lui, è caduto dal divano ed ha perso i sensi. Durante il tragitto, però, complice l'altissima velocità, la macchina di Ilmas sbanda e rotola giù da un precipizio, distruggendosi quasi totalmente. Ad assistere a ciò ci sono proprio Zuleya ed Emir, che insieme si stavano recando in tribunale per prendere parte alla loro prima udienza di divorzio. Nei due lo sgomento e l'orrore è enorme. Demir e Zuleya scendono dalla loro auto e si precipitano a soccorrere Ilmas, che privo di sensi è ferito gravemente e praticamente incastrato nella sua auto. Senza non poche difficoltà e con molto coraggio, Demir riesce a tirare fuori Ilmas e insieme a Zuleya lo allontana dalla sua macchina, che dato che stava perdendo benzina, alla fine esplode. Intanto sono arrivati anche altri uomini, che chiamano guardie e ambulanza. Nel frattempo vediamo Fikret continuare a parlare al telefono con una persona misteriosa, alla quale svela che ha scoperto che Ilmas tempo fa ha venduto tutti i suoi averi ad un car perché aveva bisogno di soldi per fuggire con Zuleya. Akaya possiede circa 300 milioni di lire, ma oltre a ciò non ha più niente. Fikret ridacchia e confabula, poi esce dalla casa che ha affittato e va via. Mushgan invece è arrivata in ospedale ed ha fatto controllare il suo piccolino, che si è risvegliato. Keremali sta bene. In ospedale arriva un nuovo medico, parente di Ali Rakhmet, e che Fikret va a trovare. I due si abbracciano e si salutano calorosamente. Uscendo dall'ospedale, Fikret incontra proprio Mushgan, che gli spiega quello che è successo al suo piccolino. I due decidono di andare a fare una passeggiata insieme, al mare, e vanno via. Pochi minuti dopo arrivano Demir e Zuleya, che nella loro auto trasportano Ilmas, che pare essere in fin di vita. Il giovane è grave e viene trasferito subito in sala operatoria. Intanto, alla tenuta Yaman si consuma una nuova lite tra Sevda e Sanie. Quest'ultima, stanca di tutto, decide addirittura di accogliere l'idea di suo marito e viaggiare verso la Germania. Peccato che Ghafur abbia già cambiato idea. Fekeli è in un locale insieme ad un ufficiale per parlare della morte di un car. Non si è ancora scoperto chi è il suo assassino. Mentre i due parlano, Ali Rakhmet viene a sapere che c'è una telefonata per lui. È Demir, che gli chiede di recarsi in ospedale perché Ilmas ha avuto un incidente. Per l'uomo questo è un colpo bruttissimo. Intanto Demir sta accanto a Zuleya, che è sconvolta. E per farla calmare, un'infermiera le inietta un sedativo che la fa crollare in un sonno profondo. Più tardi, Fekeli arriva in ospedale e Yaman gli spiega che Ilmas è vivo, ma che le sue condizioni non sono delle migliori. Ali Rakhmet crolla letteralmente e Demir gli sta accanto, provando a fargli un po' di coraggio.
Nel frattempo, Fikret e Mushgan stanno trascorrendo del tempo al mare. I due parlano anche d'amore ed arrivano quasi a baciarsi. Poi vanno in un ristorante, sempre con Kerem Ali, e una donna si complimenta con loro dicendogli che fanno una bella famiglia. Per Mushgan sembra aprirsi una nuova pagina, e questa volta con un amore ricambiato. Intanto tutti sono venuti a sapere quello che è successo ad Ilmaz, anche Beise, che torna a casa e cerca sua nipote. Dopo aver trascorso una bella giornata, Mushgan e Fikret tornano a casa, dove vi trovano una Beise che fuori di sé gli urla che Ilmaz sta morendo. I due escono di corsa. In ospedale, intanto, tanta gente si riunisce per stare accanto ad Ali Rakhmet e a Zuleya, che si è risvegliata dal sonno in cui era crollata. I due sono inconsolabili, ma si viene a sapere anche del gesto eroico di Demir. Ha messo a repentaglio la sua vita pur di salvare Ilmaz e tirarlo fuori da quella auto che stava per esplodere. Anche Mushgan è triste per quanto sta succedendo e confida a Fikret che nonostante tutto crede che Ilmaz non meriti di morire in questo modo e che quindi lei desidera che si salvi. Più tardi, a intervento finito, vediamo proprio Ilmaz riposare in terapia intensiva. Non si è ancora risvegliato e non si sa se mai aprirà gli occhi. Zuleya attraverso il vetro lo guarda e gli supplica di svegliarsi. Poi viene raggiunta da Demir, che le suggerisce di andare a riposare un po'. Zuleya lo abbraccia e lo ringrazia per tutto quello che ha fatto e che sta facendo. Gli sarà grata a vita per aver salvato il suo grande amore. Ilmaz si risveglia, sembra star meglio, ma chiede dei suoi bambini, vuole vederli. Zuleya gli sta accanto, è felicissima che abbia riaperto gli occhi ed è convinta che tutto si sistemerà. Anche Fekeli, che si trova lì, è al settimo cielo. Demir intanto va a prendere Adnan e Setin invece va a prendere Kerem Ali, anche se a casa di Fekeli, prima di portarsi via il bambino, si scontra con Beise. Ilmaz intanto passa del tempo con Zuleya e poi riceve una visita da Mushgan. Quest'ultima fa un mea culpa, ammette di aver capito che ha sbagliato, ma è Ilmaz a chiederle perdono per quanto accaduto. Lei gli dice che non c'è nulla da perdonare, ora deve solo riprendersi. Si separeranno e vivranno delle vite felici, come meritano. Questo incontro è molto dolce. Più tardi però Ilmaz ha l'occasione di stare un po' con i suoi bimbi, insieme a Zuleya e a Mushgan. Akaya dice che è orgoglioso dei suoi figli, li adora e li ringrazia per i momenti belli che gli hanno regalato. Nel frattempo Fekeli si riunisce con Demir, che ringrazia per tutto quello che ha fatto e che sta facendo. Non solo ha salvato la vita ad Ilmaz, ma ora gli sta permettendo anche di stare con suo figlio. Sa benissimo che davanti a ciò sta soffrendo molto, eppure sta sopportando e facendo le cose giuste. È cambiato, ora è un uomo nuovo, perché dalla vita ha imparato la lezione più preziosa. Fekeli si dice convinto che tra i due nascerà una grande amicizia. L'aria sembra essersi addolcita.